Sì, la persona era ancora vivente, tant'è vero che il Cardinal Consalvi e perfino il Papa scriveranno a Paolina Borghese: non devi far vedere quell'opera d'arte. E poi ci raccontano che i custodi della villa, a fronte di qualche soldino, permettevano al pubblico di entrare nella camera da letto di Camillo Borghese e di guardare la proprietaria della villa così rappresentata in questa scultura. E Camillo capì che forse era il caso di istituire il ticket per visitare i musei. E da là nasce questa realtà singolare. Oggi io so per certo, perché ci ritorno molto spesso, chi va in Galleria Borghese viene catturato prima di tutto dall'attenzione di Paolina Borghese, di Canova quindi, dopo va a vedere Bernini, dopo va a vedere Caravaggio, dopo va a vedere gli altri capolavori di cui la villa è assolutamente piena. Paolina Borghese è esemplare.